Presidenza sono risultate elette vicepresidente la deputata Stefania Prestigiacomo e segretaria la deputata Maria Gaetana Greco. Riprendiamo il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge numero 1454, 2522, 2868, 3320, a disposizione per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore. Ricordo che nella parte antimeridiana della seduta si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire il collega Oreste Pastorelli. Prego. Grazie Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi. Il provvedimento in esame rappresenta un passo importante nella lotta alla contraffazione dei prodotti alimentari italiani, nella tutela dei consumatori, nella promozione e nella salvaguardia delle nostre eccellenze agroalimentari. È infatti previsto l'utilizzo di tecnologie in grado di informare in tempo reale il consumatore sulle proprietà e sulle caratteristiche dei prodotti che sta per acquistare. Un'informazione immediata, impensabile fino a qualche anno fa, ma oggi più che mai indispensabile. La tracciabilità dei prodotti e delle filiere produttive andrà a vantaggio delle imprese che realizzano prodotti di eccellenza nel settore agroalimentare e che ogni giorno devono competere con aziende produttrici di merce scadente e contraffatta. I principali destinatari dei contributi previsti per la predisposizione dei codici identificativi dei prodotti saranno proprio le piccole e medie imprese agricole e le start-up, vale a dire i soggetti più colpiti da prassi pubblicitarie e commerciali.